Pace e bene a tutti, bentrovati. Oggi 3 ottobre ricordiamo San Dionigi l'Areopagita. Ascoltiamo. Dionigi viene citato da San Luca come uno dei pochissimi ateniesi che seguirono San Paolo dopo il discorso all'Areopago. Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo deridevano, altri dissero: ti sentiremo su questo un'altra volta. Così Paolo uscì da quella riunione. Ma alcuni furono convinti dalle parole dell'Apostolo delle genti e divennero credenti, fra questi anche Dionigi, membro dell'Areopago, una donna di nome Damaris e altri con loro. Il convertito Dionigi divenne vescovo di Atene, come riferito da un altro San Dionigi, vescovo di Corinto. Secondo la tradizione, morì martire nella sua città, Arsovivo. Del santo non abbiamo altre notizie, ma è molto interessante il fatto che un teologo del V-VI secolo abbia deciso di scrivere le sue opere sotto lo pseudonimo di Dionigi l'Areopagita. Solo diversi secoli dopo si è stabilito la pseudonimia dell'autore, che oggi è perciò noto come Pseudo Dionigi. Dionigi, Areopagita, ebbe un grande influsso su tutta la teologia medievale, su tutta la teologia mistica, sia dell'Oriente sia dell'Occidente. Fu quasi riscoperto nel XIII secolo, soprattutto da San Bonaventura, il grande teologo francescano, che in questa teologia mistica trovò lo strumento concettuale per interpretare l'eredità così semplice e così profonda di San Francesco. Bonaventura, con Dionigi, ci dice alla fine che l'amore vede più che la ragione. Dov'è la luce dell'amore, non hanno più accesso le tenebre della ragione. L'amore vede, l'amore è occhio e l'esperienza ci dà più che la riflessione. Dionigi è un uomo molto colto, un uomo di legge, è conquistato dalla predicazione di Paolo quando egli va tra i greci, in questa sorta di grande piazza pubblica, proprio ad annunciare anche il Dio cristiano. Loro avevano un monumento anche a un Dio ignoto, un Dio non conosciuto, e Paolo dice: ve lo presento io. Tutto va bene, suscita un po' l'interesse degli altri, finché Paolo non parla della risurrezione dei morti. A questo punto gli altri diventano incredibilmente scettici, iniziano un po' a prenderlo in giro, a scanzonarlo, a dire: sì, vabbè, ora andiamo su questa cosa, poi ti riascolteremo un'altra volta. Un po' come facciamo noi nei negozi o al mercato, quando abbiamo capito che il prezzo non conviene o comunque che non acquisteremo, diciamo: sì, vabbè, poi passo un'altra volta. Tra queste persone invece una reazione diversa l'ha proprio Dionigi, che viene conquistato dal messaggio di Paolo, ha fiducia e da qui in poi la sua vita cambierà. Ha scritto delle cose molto molto profonde e io vi dono oggi questo suo piccolo messaggio. Parla alla Vergine Maria. Io desidero la tua icona, Madre di Dio, si rifletta continuamente nello specchio dell'anima e la conservi pura fino alla fine dei secoli. Rialzi coloro che sono curvi verso terra e doni speranza a coloro che considerano e imitano l'eterno modello della bellezza. Che bella questa immagine di avere un'icona della Vergine Maria riflessa nel cuore fino alla fine dei tempi. E preghiamo appunto lui e la Vergine Maria affinché questo bellissimo sogno, questo bellissimo desiderio possa trovare compimento in noi, nelle persone che amiamo e in tutte le persone che incontriamo. San Dionigi prega per noi.